Sport in casa del club Schermagliana, a salutare ovviamente Matilde Biagiotti, reduce dalla medaglia di bronzo con la nazionale di scherma agli europei cadetti di Budapest. Matilde, un'altra grande soddisfazione in questo inizio del 2013, molto bello per te. Assolutamente, è stata una grande emozione, una bella medaglia sentita, e dopo la vittoria del campionato italiano questo è stato un altro risultato importante. Il 2013 è iniziato alla grande, come vedete due delle tre medaglie sono al collo, perché la prima è stata Pistoia Sport Awards a gennaio, poi a febbraio il titolo italiano, a marzo quello europeo e a aprile c'è un altro appuntamento. Beh sì, a aprile ci sono mondiali, sicuramente l'obiettivo è la medaglia, speriamo di riuscirci, sicuramente ci impegneremo al massimo per raggiungere questo obiettivo. Nella prova di Budapest c'è stato anche un pochino di rammarico, soprattutto nella gara squadre dovevate fare un po' di più. Sì, perché all'individuale puntavamo a risultati migliori e quindi nella gara squadre era un po' il riscatto, avevamo le potenzialità per vincere loro. Avete il bronzo, meglio che niente, comunque una medaglia europea. Le prospettive per il mondiale quali sono? Per il mondiale la gara a squadre non c'è, quindi ci sono individuali, continuo a fare bene quella e sicuramente una medaglia è l'obiettivo principale. Però qui con noi c'è anche il maestro Agostino Sanacore, anche lui vincitore ai Pistoia Sport Awards. Come società e come club schermagliana, un commento sul risultato di Matilde e come è stata in pedale. Allora, io premesso che ero là e c'era la sorella a vedere queste gare, comunque qualcosa ho visto tramite internet questo incontro per il bronzo. Il bronzo è stato un bel incontro per Matilde, ha tirato bene tutti e tre gli incontri, ci ha fatto anche soddisfazione di battere l'avversaria che era puntata fuori, diciamo, nell'individuale, e niente. Diciamo ha retto un po' la squadra lei, vincendo un po' il bronzo, diciamo, mezzo bronzo e su, diciamo, ecco, sì. E niente, nell'individuale era male, così, 15-14 dopo una grande rimonta, la priorità, ecco, mano con la mano in bocca, dice bene Matilde, si sentiva da medaglia, è vero, Matilde dopo i risultati, soprattutto in Coppa del Mondo quest'anno, faceva capire che poteva essere delle pretendenti al titolo, i, diciamo, colleghi, diciamo, addetti alla voce della scherma, un collega mio ha addirittura pronosticato una tripletta italiana vedendo i risultati dell'anno, purtroppo non è accaduto così e quindi rimane un po' questo di qua. Matilde forse esce da questa competizione un pochino più a testa alta delle altre, ha lottato fino in fondo, è nata male, pazienza, ci rifaremo al mondiale. Con te ovviamente parliamo anche del club schermagliano, siamo qui in casa vostra con tanti bambini qui alle nostre spalle, dacci un po' qualche numero e come sta andando l'attività. Ah, quindi l'attività sta andando bene, il fisso dell'agonismo molto bene, perché cioè, abbiamo diversi ragazzini nelle prime posizioni del ranking nazionale e tra pochino, a fine settimana ci sarà il campionato regionale, ci aspetta la seconda prova nazionale, il campionato italiano che ci sarà a maggio a Riccione, lì andiamo sicuramente con qualche bella carta da giocare. E rimane anche poi il finale della stagione a livello assoluto, sia con Matilde che con Lorenzo Francella e Caterina Pappalardo, che attualmente è un po' fuori gioco ma si riprenderà, e vediamo un po' come va a finire, vedremo un po' se perlomeno qualcuno dei tre possa riuscire a partecipare agli assoluti, che è comunque un bello obiettivo.